Eccoci, buongiorno, benvenuti. Inizia ufficialmente l'edizione numero 16 di Casa Minutella. Vi confesso che sono molto contento, ma allo stesso tempo anche molto emozionato. Inizia oggi questa avventura che ci vedrà protagonisti fino a tutto il mese di giugno. Ve lo ricordo, tutti i martedì e tutti i giovedì alle 14:45 in diretta su blogsicilia.it, sui social del gruppo, ma anche su Videoregione, canale 16 del digitale terrestre in tutta la Sicilia. Durante il periodo del lockdown, mi sono in qualche maniera dovuto industriare, ho dovuto imparare tutta una serie di tecnologie, tutta una serie di cose che, confesso, conoscevo molto poco. Adesso abbiamo messo insieme tutto questo grazie a Biagio Semilia, ricordo ancora Gianni Messina, ricordo ancora Peppe Biondo, tutta gente che mi ha dato la possibilità di poter imparare tutta una serie di cose. E inizia oggi questa Casa Minutella, se così si può dire, 2.0, no? In cui avrò degli ospiti studio, e in cui però mi collegherò anche con alcuni dei miei amici giornalisti in giro per la Sicilia e non solo. Peraltro nella seconda parte di oggi ci collegheremo con Salvo e Valentino Conficarra e Picone. Posso dire di godere dell'amicizia e della stima del Presidente della Regione Siciliana, al quale diverso tempo fa ho chiesto tramite un WhatsApp se potevo avere, tra virgolette, la fortuna di avercelo al mio debutto, e lui mi ha risposto assolutamente sì, e quindi non vedo l'ora di lanciare la sigla per presentarvelo. Ci sarà in studio Manlio Viola e una serie di giornalisti che si collegheranno con noi. Inizio ufficialmente a Casa Minutella, non prima però di aver ricordato un amico della città dove vivo, un editore che è scomparso prematuramente ieri. Mando un abbraccio ai suoi familiari. Se n'è andato Lello Sanfilippo di Radio Time, artista, disc jockey, editore al quale tutti quanti noi abbiamo voluto molto bene. Rimarrà certamente Radio Time a perpetua memoria di questo grandissimo pioniere della radio. Sigla. Buongiorno, eccoci qua, pronti per iniziare, benvenuti. Nuova edizione di Casa Minutella, nuovi studi televisivi, soprattutto nuova scenografia. Mi trovo nella sede palermitana, di Blog Sicilia. Do il buongiorno ai tanti che ci stanno seguendo online, ai tanti che ci, spero, mi auguro, sono certo, ci seguiranno anche in TV. Do il buongiorno ad Emanuele Cammarate e a Federico Del Popolo. Emanuele sarà il regista. Il buongiorno a tutta la redazione, a Walter Giannò, al nostro editore Biagio Semilia. A tutti, pronto per presentarvi il primo ospite di oggi. Ha mantenuto la promessa, è qui con noi il presidente della regione Nello Musumeci. Presidente, buongiorno, benvenuto. Grazie per essere qui. Ci stringiamo il Buongiorno a voi, buongiorno a chi gomito ci per segue. vedere che siamo Certo, a debitissima che distanza. tristezza E io questo avrei voluto saluto. abbracciarti, ma non ho potuto. Un saluto a Buongiorno tutti. a Manlio Viola, direttore Buongiorno, della testata buongiorno. giornalista di Blog Sicilia, e spero ci siano già collegati da Catania Mario Barresi, giornalista della Sicilia, Emanuele Dammelo appena sarà collegato con noi, e anche Salvatore Cannata, che è il direttore di Videoregione. Certo. Mario, buongiorno, eccoti qua. Allora, diamo l'audio a Buongiorno, Mario. Oggi è il bentrovato. nostro debutto, quindi eccoti qua. Buongiorno, c'è anche con noi il presidente, c'è anche Mario. Mario, come va a Catania? Bene, 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 bene. bene. E allora, ci colleghiamo anche con Salvatore Cannata, che è il direttore responsabile di Videoregione, appena ce l'abbiamo. Mario, buongiorno. Mario, pardon. Salvatore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Senti, devo dirti una cosa: con questa inquadratura assomigli da morire a Sì, Mario Biondi. No, non so, mi dà, mi assomigli da morire a Mario ho Biondi. qualche figlio in meno, ho qualche figlio in meno, guarda, però per il resto tutto Ha sommato, qualche è figlio in qualche chilo meno. in più. Va bene. Allora, ragazzi, come ben sapete, io faccio il parcheggiatore abusivo nella mia stessa trasmissione. Presidente, quando ci sono personaggi autorevoli come te,
io invito sempre giornalisti, penne autorevoli, abbiamo il direttore di blog, il direttore di Videoregione, Mario Berresi. Un bellissimo parterre. Abbiamo un parterre, quindi mettiti comodo, affidiamo le armi. Ma con i giornalisti non bisogna mai stare troppo rilassati. Esatto, quindi... Perché loro sono come quei gatti, sai, che ti fanno le fuse e poi al momento meno prevedibile danno la zampata. Ok, bisogna allora... essere... Noi vi invitiamo a condividere questa diretta, ad utilizzare l'hashtag Casa Minutella. Allora Presidente, ti racconto, abbiamo raccolto un po' di messaggi e di domande, te ne leggo alcune in maniera tale, ti chiedo, rispondiamo velocemente così diamo spazio anche a tutti. Allora ci scrive Oreste Lauria, che racconta di essere il portavoce dei tirocinanti dell'avviso 22 e ci chiede se tu hai delle notizie in merito rispetto a questo, se possiamo dargli qualche notizia o meno. Ce l'ho qui, sì, esatto, tirocinanti dell'avviso 22. Se il tirocinante, perché è un tema che affronteremo giovedì in giunta, ecco, per fare una valutazione complessiva, se ci dà un indirizzo di posta assolutamente elettronica, ce l'ho qui. Io anche perché vorrei capire qual è in particolare l'aspetto cui lui è interessato, io personalmente gli risponderò dopo la giunta di giovedì, quindi eccolo qua, te lo giro immediatamente. Ringrazio immediatamente, così trovi tutto quello che serve. Sì, allora partiamo da Manlio Viola. Manlio, partiamo da te, la prima domanda al nostro presidente, si starà con noi fino alle 15:30 circa, poco meno. Prego. Ma intanto il presidente parlava dei giornalisti, evidentemente parlava, essendo anche lui un giornalista, sa di cosa parla. Certo, evidentemente gli ha rimproverato, conosco i vizi e la vita. Cominciamo, esatto. Cerchiamo un pochettino anche di sdrammatizzare il tema della trasmissione. Evidentemente non possiamo che cominciare da quello che è il tema che tutti quanti noi ci preme in questo momento, che è il coronavirus, il Covid. Proprio ieri sera, Presidente, hai fatto una diretta social nella quale hai dato alcuni dati, alcune notizie. Seguendoti abbiamo avuto in tanti, non solo io, la sensazione che tu pensi che questa vicenda durerà ancora un anno e più e che dovremo ancora subire tanto. Ma ci saranno i modi e le risorse per compensare tutti i danni che avverranno, Presidente? Intanto col cuore e la ragione mi viene da dire, da sperare che entro qualche mese questa vicenda possa soltanto essere un triste ricordo, magari accompagnato dalla sottile ironia che è tipica di noi siciliani. Però chi governa un territorio ed ha un ruolo di responsabilità non può non preparare mentalmente al peggio la comunità, perché solo così il trauma, l'impatto sarà meno forte e procederemo gradualmente verso una stagione che, secondo gli scienziati e non secondo il Presidente della Regione, dovrebbe vedere progredire il tasso di contagio e quindi di trasmissione del virus. È chiaro che sapevamo già che sarebbe tornato, lo sapevamo dopo il mese di maggio e di giugno. Noi abbiamo in quest'estate elaborato una strategia che potesse consentirci di immaginare che tipo di organizzazione dare alle strutture ospedaliere. Abbiamo lavorato per avere affidata la delega dal dottore Arcuri, che ci consentirà di intervenire su alcune strutture ospedaliere in Sicilia per migliorare i reparti Covid, i reparti di terapia intensiva o di semi intensiva. Abbiamo avuto proprio qualche giorno fa la nomina a commissario ed io ho proceduto alla nomina del soggetto attuatore. Avremo da spendere poco più di 120 milioni di euro, quindi riqualifichiamo non solo le strutture in muratura, ma anche le strutture per quanto riguarda la diagnostica, quindi la strumentazione. Io spero che il tasso si possa fermare alla fine di novembre, ma da quello che colgo in giro, anche dal confronto con il governo Conte e con i ministri Speranza e Barca, ho la impressione che il contagio aumenterà. In Sicilia non siamo ancora nella fase rossa, non siamo ancora nella fase di emergenza, se guardo la Lombardia per esempio, se guardo la Campania,
e possiamo non arrivarci, dicevo nel video appello di ieri, possiamo non arrivarci se ognuno di noi riuscisse a fare il proprio dovere. E quando lo Stato chiede ad una impresa di stare chiusa, di non poter più lavorare per uno, due, tre mesi, l'impresa ha il dovere di rispettare la disposizione, ma ha anche il diritto di portare un pezzo di pane a casa, il titolare e quindi i dipendenti. Certo. Ecco perché in questo senso serve da parte dello Stato, non tanto da parte delle regioni che, come sapete, vivono di risorse trasmesse e trasferite dallo Stato, ma dallo Stato servono interventi concreti e possibilmente in tempi celeri, pur nella ragionevolezza della inedita procedura di fronte alla quale ognuno si trova. Bruxelles, come sapete, sta fornendo agli Stati membri particolari risorse, ancora a Roma si dibatte sul MES sì, sul MES no, si dibatte su come gestire il recovery fund, se preparare progetti definitivi, progetti esecutivi, che ruolo dovranno avere gli enti locali, che ruolo dovranno avere le regioni. In buona sostanza, tutti abbiamo il dovere e il diritto di sperare che presto gli imprenditori, le partite IVA, gli artigiani, tutti coloro, i commercianti, tutti coloro che sono costretti a non lavorare, possono avere un minimo di sostegno, in attesa che a marzo, aprile sarà finito questo calvario e potremo tornare a respirare. Penso al turismo, per concludere, Massimo. Sì, il turismo, ecco, è in questo momento il settore che più soffre, ma è anche quello che ha maggiori aspettative, perché nonostante il coronavirus la Sicilia è stata una delle regioni maggiormente preferite dai turisti italiani e stranieri in questi mesi passati. Hanno preso una boccata d'ossigeno gli operatori del settore, ma non basta naturalmente, perché ora saranno costretti alla inattività e tutto questo diventa davvero difficile per chi deve mantenere una famiglia o un'azienda o una struttura, per chi ha 5, 10, 20, 50 dipendenti, e quindi lì l'intervento dello Stato diventa essenziale. La Regione farà la sua parte come la faranno tutte le altre. Abbiamo varato una legge di stabilità che prevede alcune centinaia di milioni di euro, alcuni li stiamo già erogando, 120 milioni circa alle piccole imprese, abbiamo chiesto di preparare la piattaforma alla TIM, il massimo in Italia, ci ha detto che non ci poteva garantire qualche ora prima la efficacia del risultato, stiamo praticando un'altra strada, proprio dopodomani avremo una seduta di giunta per decidere come deliberare questa somma, che non sarà una grande somma, qualche migliaio di euro a impresa, e quello di cui la Regione può disporre, a parte poi interventi per altri settori, per l'editoria, quella del [S2] Certo. [S1] Web, della carta stampata e televisiva, interventi per gli operatori turistici. Abbiamo immaginato, assieme al Parlamento, una serie di interventi di sostegno, ma ci vuole liquidità, ci vuole soprattutto tanta, tanta capacità di sopportazione, perché con questa maledetta, con questo maledetto nemico nessuno immaginava di dover fare i conti per così tanto tempo. Andiamo da Mario Barresi. Mario, al di là delle cose che giustamente ha detto il Presidente, ci vuole liquidità, ci vuole tutto il resto, Presidente, lasciamelo dire, qua do un assist a Mario, ci vogliono anche i dipendenti regionali che lavorano. No, per carità, non date argomenti a Mario Barresi, perché lui le coglie subito. E no, dai, è perché no, oggi no. A quanto pare si sono ribellati. Io non voglio assolutamente polemizzare con i dipendenti, adesso passeremo all'adozione di alcune misure, sperando che i sindacati, le organizzazioni sindacali le accoglieranno. Io non ho assolutamente offeso nessuno, guido una grande azienda, la più grande azienda della Sicilia,
come tutte le aziende, il capitale e il lavoro sono, sono certo. le cose essenziali. Intanto ti hanno querelato però i dipendenti, Presidente. Alcuni, molti altri sono felici perché lavorano tanto, lavorano di cuore, lavorano di entusiasmo, non sono raccomandati, non sono alcuni iscritti ai sindacati e soprattutto hanno capito che io non voglio criminalizzare nessuno, io voglio stimolare quella stragrande maggioranza che ancora non rende a diventare quella che oggi è la minoranza, perché oggi abbiamo alcune migliaia, 5-6 mila dipendenti alla regione, qualcosa in meno, che lavora veramente con grande impegno, con grande entusiasmo. Quindi non mi fate parlare in questo momento Mario, di personale. Dai, andiamo da te, andiamo da Mario Barresi. Mario, no, allora, a te, via. Allora, io da cittadino, prima ancora che da giornalista, pensavo che Musumeci comunque merita un ringraziamento per questi mesi. Per come ha affrontato il periodo più difficile rispetto a una cosa che nessuno conosceva, nessuno aveva capito come si doveva affrontare. Poi nei rispettivi ruoli poi molto spesso capita di non essere d'accordo e di mandarsi a quel paese, però bisogna dargli atto, e chi delle opposizioni non lo fa è in malafede. Che la gestione del lockdown è stata una gestione efficace, ha anticipato per molti versi quello che sarebbe successo a livello nazionale e poi, fatemelo dire, anche lo stile, perché in questi mesi noi abbiamo imparato a conoscere mediaticamente anche governatori di cui noi siciliani sconoscevamo anche l'esistenza, e così è stato per Musumeci sul palcoscenico nazionale. Nel momento in cui il pallino del Covid è passato alle regioni, i governatori sono diventati anche personaggi mediatici, e Musumeci ha fatto fare una bella figura, secondo me, alla Sicilia. Immaginate, io lo faccio con una battuta di 20 secondi e poi la cancelliamo, immaginate se fosse successo con predecessori che cominciavano a parlare di 150 milioni di miliardi di milioni di contagi, come sarebbe finita. Detto questo, mi ha incuriosito ieri sera l'approccio molto soft che ha avuto il Presidente nel messaggio della diretta Facebook. Sembrava quasi un messaggio di Capodanno del Presidente della Repubblica Siciliana, il nonno di tutti i siciliani, e non aveva non lasciava trasparire nemmeno un contrasto che poi c'è tra i governatori e Palazzo Chigi rispetto alla gestione di questa seconda ondata. La mia curiosità è capire perché si è sfilato da chi, come per esempio la Lombardia, perché oggi tutti i giornali nazionali titolano sulla Lombardia che chiede il coprifuoco dalle 22 alle 6, perché la linea dura, noi facemmo un titolo manganello che magari non è piaciuto al Presidente, perché è passata dalla linea manganello a questa linea molto aperturista. E intanto grazie dell'apprezzamento detto dal dottore Barresi, che è un giornalista che non fa sconti a nessuno, diventa davvero motivo di compiacimento. E la strada è lunga, Barresi, e poiché la strada è lunga di questa sofferta stagione, io ho bisogno di avere un approccio, come è stato detto, soft, leggero, da uomo responsabile. Credo di poterlo fare non solo nel ruolo, ma anche perché ho 65 anni, come lei sa la mia è una vita sofferta, di mille cadute, di mille rialzate, ho visto tutto e il contrario di tutto. Quindi credo di poter essere nelle condizioni e di avere quel minimo di credibilità per poter parlare al cuore della mia gente, al cuore della comunità siciliana, e dire che in questo momento, al di là di ogni misura di carattere sanitario, serve responsabilità individuale e collettiva,
perché il primo vero passo verso la normalizzazione. Siccome la strada è lunga, avremo tempo per incavolarci, avremo tempo per alzare la voce contro chi fa finta di non capire, di non sentire inconsciamente o irresponsabilmente, avremo modo anche con Roma di litigare se serve. Io, quando è stata la vicenda dei migranti e degli centri di accoglienza, ho alzato la voce alcune volte col governo e il risultato è arrivato. Mi ha telefonato Conte per dire, il presidente Conte, per dire vieni a Roma e parliamone di persona. Poi magari gli impegni assunti non sono stati del tutto mantenuti, ma noi abbiamo posto per la prima volta nell'agenda politica nazionale il tema del rapporto fra la Sicilia e i flussi migratori e il trattamento che a quei migranti veniva e viene ancora oggi a Lampedusa riservato. Quindi il messaggio soft non significa un messaggio di fine anno, ma quello lo faremo certamente, ma io sono convinto che bisogna in questo momento parlare alla responsabilità, ecco, al cuore e agli ultimi 3 centimetri di ognuno di noi, cioè al fosforo, per dire ai siciliani: se manteniamo il rispetto delle norme possiamo uscirne senza molti danni e senza molti guai da questa vicenda. Andiamo dal direttore di Videoregione, Salvatore Cannata. Salvatore, anche a te una riflessione, una domanda al presidente. Mario, e poi ti salutiamo, resta con noi ancora qualche minuto. No, intanto mi dispiace perché avevo imparato a memoria Giuseppe Badagliacca, Angelo Locurto, SIAD, CSA, CISAL, ma il presidente mi ha smontato tutto. Per cui li cancello e ne parleremo magari un'altra volta. E ho fatto uno sforzo importante, Presidente, tu mi hai smontato praticamente tutto in un attimo. Comunque, a parte questo discorso, ma io credo di concordare pienamente con quanto dice Mario, ma penso che abbia fotografato esattamente non solo la condizione, non solo come la Regione Sicilia e il suo Presidente abbiano trattato in questa fase così delicata una questione molto più che delicata, ma anche con lo stile. Però la che volevo porre era invece al Presidente sul discorso migrazioni, perché io vivo in una terra che è di fronte al mare, io vivo la realtà certo. Vicinissima di Pozzallo, io vivo quello che quotidianamente vediamo da queste parti. Ecco, rispetto a questo, a me è parso, Presidente, che ci sia stato un momento in cui tu hai scrollato sicuramente una situazione che era sin troppo stagnante, ma come posso dire, la fase successiva è mancata, perché poi, superato quel momento di una forte provocazione passata, non era così, perché l'ordinanza era qualcosa di ben più di una provocazione, è tornato il silenzio. Cioè è un argomento che per fortuna per il momento ce lo risolve il maltempo e il mare mosso, ma non è un problema che va risolto, perché non è un problema solo legato all'emergenza, è un problema generale. Perché, come detto, a Lampedusa non possono essere ospitati in quel posto 1500 persone quando la capienza è di 190 e quando già 190 non meritano di essere ospitati lì, perché è tutto tranne che un posto di accoglienza, no, Presidente? Sì, direttore, grazie. Intanto grazie anche a te degli apprezzamenti. E io devo dire subito che non ho voluto dare la impressione di avere nei confronti del governo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle e di estrema sinistra, Liberi e Uguali, e quindi di una coalizione politica lontana dalla mia, non ho voluto dare la impressione di volere essere polemico, di voler essere mosso da pregiudizi, anche per mantenere uno stile istituzionale. Quando ci vuole il colpo di bacchetta lo si dà, ma non si può sempre mantenere lo stesso tono. Il tema lo abbiamo lanciato, lo abbiamo fatto diventare un tema internazionale. La mia ordinanza è stata oggetto di valutazione, di confronto anche di illustri costituzionalisti, non perché l'ordinanza l'avessi redatta io nella vita faccio un altro mestiere, faccio il bancario, non mi occupo di diritto costituzionale se non per conoscerlo quanto basta per poter rappresentare una istituzione, ma i miei collaboratori hanno redatto quella ordinanza
che era una, come ben hai detto tu, ben, alto, ben oltre andava rispetto alla provocazione. Il tema rimane assolutamente aperto. Io l'ho posto al Comitato delle Regioni a Bruxelles, dove rappresento la mia regione. Proprio giorno 26 tornerò a Bruxelles e in quella sede mi occuperò di affrontare con i rappresentanti di tutti gli Stati membri europei il tema dei migranti. Ne abbiamo parlato l'altro giorno in videoconferenza con Bruxelles a proposito di Moria, che è stata teatro di una vera e propria tragedia umana a proposito di migranti in Grecia. Me ne occuperò giorno 26 parlando anche di Lampedusa e complessivamente dello spazio che coinvolge il Mediterraneo e i paesi che dal Mediterraneo sono bagnati. Torneremo a porre il problema nella fine di quest'anno, perché io desidero che prenda posizione la rappresentanza parlamentare. Ho fatto un appello a tutti, ma non mi pare ci sia stata una mobilitazione né da parte dei deputati né da parte dei senatori. Capisco che il politicamente corretto oggi continua ad essere la prima regola in una regione dove la ottusità della ipocrisia ha fatto macerie e devastazioni. Io non so essere ipocrita. Ai politici si chiede di essere coerenti, ed essere coerente significa dire quel che si pensa e fare quel che si dice. Ecco perché io sono convinto che noi abbiamo il dovere di lavorare perché a Roma si rendano conto, e a Bruxelles più che a Roma, che il tema dei migranti, serio, articolato, complesso, che ha una componente umana ma anche una componente giuridica e sociale, non può essere affidato soltanto alla pazienza dei siciliani, la cui pazienza, come si è notato nelle settimane scorse, sta purtroppo finendo, perché persino i sindaci grillini e i sindaci del PD hanno dovuto dichiarare, man mano che si avvicinavano i migranti, non fateli scendere dalle navi perché io voglio difendere la mia gente. Quando si dice questo vuol dire che c'è un clima di paura, e se c'è paura non c'è sicurezza. Allora Mario, Salvatore, intanto mille volte grazie per il tempo che mi avete dedicato, per le vostre attenzioni, non do mai per scontata la vostra amicizia e la partecipazione. Massimo, Salvatore, puoi replicare, ma brevissimissimamente, perché siamo in ritardo. Un'altra domanda velocissima al Presidente. Oggi Vittoria 195 casi positivi, ci sono 4 città zona rossa in Sicilia, ma Vittoria è grande e Vittoria avrà una consultazione elettorale prevista a fine novembre. 195 in crescita, ci sono 90 casi in più negli ultimi 6 giorni. Presidente, credo che sull'argomento voi abbiate una certa attenzione. Se mi puoi rispondere brevemente, poi grazie e scusate il tempo che ho rubato. Volentieri, direttore. Allora, il provvedimento di zona rossa o comunque di restrizione di alcune attività viene adottato in base al parametro e alla percentuale fra il numero dei nuovi positivi e il numero dei tamponi. Questo lavoro lo deve predisporre il Dipartimento di Prevenzione di ogni ASP. E poi lo passa all'assessore, l'assessore prepara una relazione e la sottopone al Presidente, che se la accetta firma la zona rossa. Noi ancora non siamo, a quest'ora non siamo ancora in queste condizioni a Vittoria, ed io spero che nelle prossime ore il fenomeno possa scemare, possa calare. Perché se dovessimo adottare misure di una certa gravità non faremmo certamente un grande favore all'economia e forse non avremmo risolto del tutto i problemi della tutela della salute dei vittoriesi e di chiunque altro ha a che fare in quel centro urbano. Quindi intanto responsabilità, cautela e prudenza. Noi stiamo aspettando per la giornata di oggi il rapporto del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Ragusa. Stai certo che non appena ci saranno, se ci saranno le condizioni per adottare un nuovo provvedimento, non ci penserò due volte a farlo, a malincuore, sarà una scelta sofferta, una scelta dolorosa, ma non ci penserei due volte per tutelare la salute di quei cittadini e complessivamente dei cittadini siciliani.
Mario, Salvatore, grazie, infinite volte grazie, vi lascio al vostro lavoro e buon lavoro e soprattutto buona scrittura, grazie, in bocca al lupo. Mario, grazie. Volevi aggiungere qualcosa brevissimamente? Un saluto, grazie, ciao ragazzi, buon lavoro. Vai, la domandina, perché c'è Ignazio Marchese che mi aspetta. Jolly. La domandina Jolly. È cominciato il rush finale verso il 2022 con un presidente che era penultimo nella gradatoria di Sole 24 Ore, che invece adesso le ha scalate anche grazie, ritengo, alla fiducia conquistata sul campo per il Covid. Questi due anni li continuerà con la stessa formazione e con lo stesso modulo? E poi a questo punto io do per scontato che nel 2022 ci sarà la ricandidatura per il Musumeci bis. Allora, candidatura sì, candidatura no, e se c'è il rimpasto, Presidente? No, l'ho detto mille volte e lo ripeto, la ricandidatura è una conseguenza, non è un obiettivo. L'obiettivo per chi governa un territorio è quello di raggiungere gli obiettivi per i quali ha chiesto e ottenuto la fiducia dei propri elettori. Pensare di ricandidarmi oggi senza sapere se riuscirò a fare almeno la metà più uno delle cose che ho chiesto e che ho posto al centro del mio programma elettorale, mi sembrerebbe davvero un atto di arroganza. Quindi non penso alla ricandidatura, penso a lavorare per poter mantenere rimpasto, fede, Presidente, agli impegni assunti in una terra che in questo momento ha tanti tanti problemi. Rimpasto? No, semmai qualche sostituzione, se mi viene chiesta dalle forze politiche che fanno parte della coalizione, a quel punto io valuterei, perché il rimpasto è già superata la stagione del rimpasto, tranne naturalmente grandi e particolari casi che per ora non vedo all'orizzonte. La squadra sta lavorando bene, è affiatata, possiamo fare di più, non c'è dubbio, e questo lo dico a tutti, e sono convinto che riusciremo a fare di più. Robi, grazie, velocissimamente. Perché mi date Marchese intanto, grazie domanda. Mario, cara Salvatore, buon lavoro, ci vediamo alla prossima, buon lavoro a voi, grazie. Andiamo da Ignazio Marchese. Mario, prego. Parlando di rimpasto no, qualche sostituzione forse sì, qualche richiesta però è arrivata, circolano insistentemente voci soprattutto dalla Sicilia orientale di sostituzione per esempio dell'assessore all'agricoltura, che salutiamo e di bandiera, per carità, persona per benissimo, però ci sono queste voci. Beh, le voci non fanno parte della mia agenda politica naturalmente, come tu sai, direttore, perché non si governa... Ma tu sai che le voci spesso rappresentano qualcosa che succede. Certo, non si governa inseguendo le voci. Io mi preoccupo soltanto di produrre fatturato governativo e fatturato amministrativo. Se il rimpasto significa togliere un assessore e cambiare una delega, questo io non lo immagino, e siccome sono io a decidere l'assegnazione delle deleghe, ho invece rispetto per le forze politiche che partecipano alla mia coalizione. Se qualche coordinatore regionale dovesse chiedermi di sostituire per esigenze interne un assessore, io prenderei in considerazione la proposta, la esaminerei e assieme alla forza politica che governa con me la regione determinerei la sostituzione. Ma in questo momento escludo il rimpasto, sento anch'io parlare di sostituzione, non faccio nomi perché non è assolutamente il caso, ma sul tavolo ufficialmente non c'è nulla. Allora, andiamo da Ignazio Marchese, Presidente, ecco qua, buongiorno Ignazio, perché parliamo di un tema che insomma vede protagonista la nostra terra, sai, avevamo accennato ai rifiuti. Ignazio, buongiorno, benvenuto. Sì, buon pomeriggio Massimo, apriamo queste finestre della sede della RAP, mi trovo in questo momento, siamo tutti presi dall'emergenza Covid, ma rischia di esploderne un'altra grave, che è quella appunto dell'emergenza rifiuti. Alle scuole elementari le insegnanti ci lasciavano dei compiti, dei problemi, non so se ricordi, no? C'è una vasca, vasca con 10.000 metri, con 10.000 litri di capienza, mettiamo 10 litri ogni giorno, in quanto tempo si riempie questa vasca? Ebbene, questo semplice problema ha messo in crisi
sia le amministrazioni, gli enti locali, dobbiamo vedere se la regione o il comune, lo vedremo adesso con i nostri ospiti. C'era una sesta vasca praticamente al bello lampo, si stava riempiendo, c'era tutto il tempo per realizzarne una settima e quindi evitare l'emergenza. Tutto questo non è stato fatto. E adesso siamo in piena emergenza, quello che costava uno adesso costa due e tre, i rifiuti viaggiano tutti sulle spalle dei contribuenti, il 50 e il 60% di quelli che sono numeri già abbondanti pagano la Tari. Intanto in emergenza c'è qualcuno che ci guadagna, perché c'è qualcuno che aumenta i propri conti in banca. Solo il 7 agosto, mentre tutti eravamo a mare, la DIA ha arrestato un funzionario della RAP e due imprenditori trovati, l'accusa è corruzione, sono stati in un giro di mazzette. Ma adesso cercheremo di capire qualcosa in più direttamente con due consiglieri comunali, due ospiti che seguono da tempo le vicende dei rifiuti, non soltanto chiaramente legati alla RAP, ma anche quello più ampio, che è appunto quello del piano regione. E ve li presento, sono eccoli qui. Allora, in questo momento sono Dario Chindici, del capogruppo di Italia Viva, e Antonino Randazzo, che è appunto il capogruppo del Movimento della Sala delle Armi. Adesso io do un attimo il microfono ad Antonino Randazzo e chiedo a lui se sbagliato questo. Allora, qui abbiamo qualche problema di audio, facciamo fatica a capire, per cui se ci date una mano per fare la regia, sì. Presidente, immagino anche tu fatichi un po'. Stiamo faticando un po' a sentirvi, per cui... Mi sentite bene? Buongiorno. Sì, buongiorno, prego, Presidente. Un po' meglio. Allora, vi prego di essere velocissimi, perché abbiamo purtroppo sforato. Vai. Ok, ma ovviamente c'è un'emergenza in corso a Palermo, è inutile che la nascondiamo. Ieri ho fatto un sopralluogo a Bellolampo, c'è una situazione gravissima, rifiuti tal quale non differenziati, stoccati ovunque, dove c'è spazio, rifiuti trattati sia il sottovaglio che il sopravaglio in uscita, stoccati e non si sa dove portarli, soprattutto il sottovaglio, e c'è un impianto, il TMB, che è praticamente quasi fermo, perché si sta inceppando il meccanismo, visto che non c'è uno sbocco e un'uscita. Rischiamo una nuova emergenza, un'ennesima emergenza. E la cosa che più dispiace è che non si continua. Poco fa il dottor Marchese chiedeva di chi sono le responsabilità. Il problema è che continuiamo a non differenziare, ovvero circa 900-1000 tonnellate di rifiuti al giorno del Comune di Palermo salgono a Bellolampo, anche da quando non c'è la discarica per il trattamento. Quindi c'è un problema legato intanto a una cattiva gestione della raccolta differenziata del Comune di Palermo. Non ha, in questi anni ha fatto qualche sforzo rispetto ai centri comunali di raccolta, ma nulla di più, e quindi questo è un problema che da addebitare a questa amministrazione comunale. E poi ci sono i ritardi sulla settima vasca, rispetto a un cronoprogramma che prevedeva l'avvio da ormai oltre un anno, e su quello, per una varia anche aspetti burocratici, ecco, c'è un problema anche di burocratizzazione che dovremmo un attimo attenzionare. È un sistema talmente ingolfato, quella della burocrazia, rispetto anche a cantieri pubblici e alla settima vasca, che forse dovremmo chiederci, ma dovevamo farlo prima, sarà il caso di procedere in maniera più rapida e spedita. E questo sta creerà ulteriori disagi per il Comune di Palermo, quindi l'invito al Presidente Musumeci di sburocratizzare in qualche modo quello che è il Dipartimento Regionale per Rifiuti, e anche agevolare in qualche modo questo ufficio, prevedendo di rafforzare questo ufficio, perché siamo in una crisi davvero grave per l'intera regione, perché la discarica pubblica di Palermo... Sentiamo il tuo altro collega consigliere, e poi sentiamo la risposta del Presidente. Sì, intanto ciao a tutti, buongiorno al Presidente. Poco fa si parlava di obiettivi. Io mi riferisco faccio riferimento al Presidente della Regione. La Regione è inadempiente da 31 mesi, aspettiamo la gara per la settima vasca perché il progetto è pronto, e vorrei capire come mai questo non avviene.
aspettavamo come comune di Palermo, e in questo momento non ne faccio un discorso di parte, ma ne faccio un discorso di agenda. I 7 milioni e mezzo di euro previsti in finanziaria, la Regione li ha ancora non li ha stanziati, ovviamente mettendo in ginocchio il Comune di Palermo e l'azienda che gestisce i rifiuti. Ti parlava poco fa, ne parlava il mio collega, dei CCR. I CCR sono i centri comunali di raccolta, dove portavamo le scuole a visita. La Regione ne doveva finanziare 5. Attualmente non abbiamo risposta neanche in questo. Ecco, il problema dei rifiuti... Ascolta, il problema dei rifiuti, questo secondo, l'abbiamo capito, Dario. Finisco soltanto una cosa. Poco fa, ieri l'altro, sentivo De Luca gridare aiuto. De Luca Messina, Leuco Orlando grida aiuto. Fra poco anche il comune più piccolo, per densità di popolazione, griderà aiuto perché non sa dove conferire i rifiuti. Ecco, la misura è colma. Adesso aspettiamo risposte. Allora, c'è qui il Presidente che avrà modo di rispondervi. Intanto grazie Ignazio e ascolterete immagino insieme la risposta. Presidente. Beh, io ringrazio i due consiglieri comunali di Palermo che hanno posto problemi seri in termini seppure diversi l'uno dall'altro, ma non ho difficoltà a rispondere che la vasca di Bellolampo, la sesta vasca di Bellolampo, è quella che ospita i rifiuti del comune di Palermo e per qualche tempo anche quelli delle zone della provincia di Palermo. È una discarica gestita dal comune di Palermo attraverso una apposita azienda comunale. Come noto, la regione siciliana non ha competenze né nella raccolta né nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La regione siciliana si occupa di varare la pianificazione e di individuare il tipo di impianti che bisogna realizzare. Ecco, noi siamo in una condizione di emergenza strutturale, perché l'emergenza sui rifiuti in Sicilia comincia nel 99, quindi non è più un'emergenza, è un'emergenza che di fatto è diventata normalità e continuerà, caro consigliere Chinnici, ad essere emergenza fino a quando la raccolta differenziata a Catania sarà fra il 16 e il 20%, a fronte di comuni che raggiungono anche l'80%. Se non partiamo da questo dato, alle discariche arriveranno migliaia di tonnellate di rifiuti, arriverà tutto e invece la plastica, il vetro, il legno, la carta non debbono arrivare in discarica, debbono essere selezionati prima. Oggi le soluzioni sono tre: o mandare i rifiuti di Palermo, ma questo è un compito che riguarda il comune e non la regione, o mandare i rifiuti di Palermo fuori dalla Sicilia con costi sui palermitani naturalmente significativi, o creare nuove discariche, ed io sono contrario alla politica delle discariche che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni in Sicilia, quando si potevano creare soluzioni alternative e impianti pubblici e non è stato fatto, forse per aiutare i privati, dice qualche malalingua. E terzo, un termovalorizzatore, un inceneritore che lascia soltanto una minima percentuale di rifiuti da portare in discarica, quindi una discarica potrebbe durare anche 20 anni, se il 15-20% soltanto deve andare. Essere vittima, fra virgolette, dei capricci dell'asse determinato dai privati, che fanno il loro dovere fino a quando lo fanno nel rispetto della legge, hanno fatto monopolio, ma noi riteniamo che serva una svolta coraggiosa, ed è proprio in questi giorni che adotteremo questa scelta, perché siamo fermamente convinti che non si possa e non si debba più continuare con quelle montagne di rifiuti che abbiamo visto e che non sono certamente una manifestazione di decoro che può fare onore alla comunità siciliana. Presidente, allora, però lasciami dire una cosa, c'è una riforma, quella dei rifiuti che avete presentato in Assemblea regionale siciliana, è rimasta un po' bloccata e questo è un problema serio. E così come il consigliere Chinnici della Viva diceva fondamentalmente una cosa, occorre sburocratizzare il settore, forse questa è una cosa che potete fare proprio voi alla regione. Ci sono norme sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e sulla individuazione degli impianti che discendono da norme nazionali, cioè il contesto, la cornice
viene affidata da Roma, dal Parlamento nazionale, non dalla Regione. La Regione si può muovere in un ambito di autonomia assolutamente marginale e qualche volta insignificante. Sono d'accordo con te, direttore. La riforma il Governo l'ha presentata alla fine del 2018, ancora non è stata discussa per una serie di responsabilità che riguardano, politiche, che riguardano trasversalmente tutti i gruppi, ma anche quando sarà varata la legge rimane il problema dove portare i rifiuti. Se non si fa la raccolta differenziata e Palermo non la fa e Catania non la fa e Messina la fa poco, è chiaro che noi non avremo più dove portare la spazzatura. Quindi è un problema culturale, ma c'è anche una soluzione drastica che va adottata e che io non escludo venga adottata. E cioè quale, Presidente? Diccelo. Abbiamo parlato anche di inceneritori. Quindi voi stai pensando di adottare... È una delle ipotesi che stiamo esaminando, assieme a quella di portare i rifiuti fuori dalla Sicilia, ma sarebbe davvero una cattiva storia quella di portare i rifiuti fuori dalla Però Sicilia. Però perdonami se insisto, scusami Massimo, ma l'incremento penso che interessi tutti i siciliani. Quella dell'inceneritore è un tema sul quale con Roma, col Ministro dell'Ambiente, alle volte vi siete anche scontrati o incontrati. E vabbè, ognuno con le proprie competenze, eh? Io ho grande rispetto per quello che pensa il ministro Costa, lui non la pensa come il suo ufficio, che invece ci ha chiesto due termovalorizzatori, ricorderai che dopo mezz'ora il ministro ha dovuto smentire, ma con tutto il rispetto noi utilizziamo le leggi dello Stato e le leggi non impediscono di realizzare degli inceneritori, solo così potremmo liberarci dalla schiavitù delle discariche, altrimenti saremo sempre vittima di imprenditori che in alcuni casi, non sempre, in alcuni casi abbiamo saputo, sono contigui a determinati ambienti criminali. Allora, abbiamo raccolto tutte le vostre domande, sono qua, ve le faccio vedere perché poi vi dice, ah, ma Minutella ci prende in giro, io queste domande, Presidente, te le giro tutte, così tu avrai modo e tempo nei tuoi ritagli di tempo di leggerli, sono tutte con delle email, per cui se lo c'è vedete, anche, ecco, c'è anche quella, la emittente, sì, c'è. Quella lì. Prima di salutarti, Presidente, tu leggi gli oroscopi? Solo l'acquario. Solo l'acquario. Allora noi, la nostra Lucia Arena... ha preparato il tuo oroscopo personalizzato. Ah, che bello! Te lo facciamo sentire, prego. Grazie. Non possiamo che iniziare arriva, dal presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, nato sotto il segno dell'acquario e il segno della grande socializzazione, della collettività, ma con molte stelline influenti che arrivano dal segno del capricorno, che gli danno quella conclamata autorevolezza, ma soprattutto quel senso di giustizia forte e detesta le discussioni, questo che, se giustamente motivato, potrebbe portarlo a continui confronti e anche piuttosto accesi. Per questa settimana, caro Presidente, ci sarà un aspetto celeste piuttosto ostico, duro, un po' per tutti, e questo condizionerà delle scelte, condizionerà delle collaborazioni. L'opposizione di Marte e il Sole inciderà su una serie di situazioni da risolvere, e ci saranno dei conflitti, ci salteranno delle collaborazioni, ci saranno dei faccia a faccia anche piuttosto duri. Però la strada per poter risolvere un po' qualche piccola faccenda potrebbe venire da un vecchio progetto, da una pianificazione, da qualcosa che lei ha messo nel cassetto, da una strategia vincente che nel passato le ha dato degli ottimi risultati. Bene, è il momento di doverla mettere sul campo. Un abbraccio stellare. Grazie Lucia, Presidente, ci ha preso. Intanto un abbraccio stellare alla signora. Devo dire che nella parte finale, indovinando, c'è un progetto nel cassetto. Quanto ai problemi che incontrerò in questa settimana, nulla di nuovo purtroppo sotto il cielo, perché la mia vita, la mia quotidianità è fatta di imprevisti, di tanti ostacoli che dobbiamo sempre superare. Non è importante cadere, è importante avere la forza di rialzarsi. Questo è una regola di vita per ognuno di noi. Allora, Presidente, oggi lo sai, te l'ho raccontato, debutta questa edizione numero 16 di Casa Minutella. Sì. Tanto grazie. È una bella esperienza, una bella storia. Grazie, Presidente. Grazie la consigliazione che faccio è questa: noi saremo in onda e online fino a tutto il mese di giugno. Ti aspettiamo tutte le volte che lo vorrai, ti aspettiamo anche se avrai voglia, come abbiamo fatto oggi, di interagire con il nostro direttore, con altri giornalisti, quindi come si dice da altre parti, mi casa, tu casa. Ti ringrazio, sai benissimo che io non metterei mai i piedi al tuo programma se non fossi di volta in volta invitato. Assolutamente. E naturalmente non approfitterò, quindi semmai
mi prenoto per l'ultima o fra le ultime settimane, ultime puntate, se fosse necessario comunicare ai siciliani ti chiederei la cortesia. Lasciamelo dire, sia Blog Sicilia che Video Regione ospitato. Hanno sempre ribattuto tutte le tue dirette, tutti i tuoi video, soprattutto qualche giorno fa abbiamo anche mandato in esclusiva una bella intervista che hai rilasciato. Ed io voglio ringraziare tutti qui, dall'editore al regista, ai colleghi giornalisti, ai tecnici, perché grazie mi fate sentire la vostra attenzione, che non è compiacenza, ma grazie. È grande senso di responsabilità grazie. Per dare voce alle istituzioni. Grazie, allora ci vediamo, salutando il presidente Roy Paci, canto siciliano, e ci colleghiamo adesso, ci prepariamo per andare da Ficarra e Picone. Grazie presidente, a voi, buon lavoro, grazie buon mille, lavoro a tutti. Grazie Maglio, grazie mille. Roy Paci. In Mr. Scenery, the knife, the dance, and the time song. But when I mean it, something's wrong. Canto, canto a Messinesi e canto, canto a Catanesi e canto, canto a Ostanesi, Cassatelle, batto alla pesce, sto che bombaroro e mi picchia per le botte e poi, for the bottom, mi faccio sempre Messina, Reggio, Reggio Messina. Senti sta ciumida come spacca piano piano maestro. Andale. Aiemi. Sempre in Messina, Reggio, Reggio Messina, per tornare sempre in amo terra per cantare allora. E canto, canto siciliano, e canto palermitano, e canto, canto siragusa, zetadelli, sti ciumoni, sti proluni. Ok, potete fare tutti insieme con la mano così, Tarantella, attenzione! Uè, uè, uè! Insieme! Uè, uè, uè! Allè! Uè, uè, uè! Assì! Uè, uè! Assì me gusta! E perciò mi piglio per la botte e poi mi faccio sempre Messina, Reggio, Reggio Messina, di tornare sempre in amo terra per cantare allora e canto. Solo mio Nutella mi poteva dare l'occasione di cantare con una cantante. Ma quanto mi diverto, quanto Roy Paci, che sarà nostro ospite dopodomani, giovedì, in diretta in casa mia Nutella. Allora, voi dovete sapere che godo dell'amicizia di due artisti straordinari. Ero ragazzino quando ho iniziato a muovere i primi passi, da loro ho imparato un sacco di roba. Sono molto emozionato perché voglio bene a entrambi e so che
per certo loro me ne vogliono, tant'è che oggi mi stanno concedendo questo collegamento. Do il buongiorno e il benvenuto a Salvo Ficarra e Valentino Picone. Ficarra e Picone, buongiorno, benvenuti in diretta. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Eccomi, ah, buongiorno. Siete belli. Grazie per questa diretta, raga, grazie mille. Che bello. Come state, Valentino, come stai? Bene, non ci possiamo lamentare. Salvo, tu stai bene? Abbastanza bene, non ci lamentiamo, compatibilmente con le difficoltà che insomma sta vivendo tutta l'Italia, però insomma bene. Sì. Salvo, visto che sei inquadrato, ci dai notizie su Antonio Ricci, ne avete? No, nessuna, sappiamo insomma che è risultato positivo e aspettiamo buone notizie, sappiamo che è ricoverato ed è in buonissime mani. Ok, allora ragazzi, abbiamo raccolto un po' di notizie su di voi. Intanto la prima cosa che voglio commentare con voi è la locandina del primo Natale che debutta in Germania. E se Emanuele me lo fa vedere questa locandina, forse Valentino sento non malissimo. Sente malissimo. Sento un ritorno metallico. Sente un ritorno metallico. Allora, questa è la copertina del libro, no? Voglio vedere la copertina del film, che è il primo Natale, che debutta proprio in Germania. E adesso, tanto se... Eccolo qua. Once upon a time in Bethlehem. The rest... Vabbè, non lo so leggere. E poi sotto, Ficarra e Picone resta per com'è. Senti, Salvo, ma ti chiedo, avete doppiato, com'è? Vi hanno doppiato, ci sono i sottotitoli, racconta. No, guarda, non ne sappiamo nulla, abbiamo ricevuto questa locandina e abbiamo saputo che il film sta uscendo in Germania, sappiamo che è stato venduto in tanti paesi nel mondo. L'altro giorno ci hanno chiamato dall'Australia, abbiamo fatto una serie di interviste con giornali australiani perché il film stava uscendo lì, quindi non so dirti, sono cose di cui, come dire, noi non ci occupiamo, per cui sì. So che sta uscendo, insomma, siamo contenti, sarei curioso di andarla a vedere pure io in Germania. Mamma che figata! Senti Valentino, ma si gongola un po' quando si vedono locandine di un film come il vostro, peraltro diciamola tutta ragazzi, il primo Natale è un colossal, avete girato un filmone pazzesco, gongolate un po' Valentino quando vedete queste locandine come questa? Beh, gongoliamo sì, ti dico soltanto che il nostro primo spettacolo televisivo dove abbiamo messo insieme tutti i nostri sketch che è andato in onda in televisione qualche anno fa si intitolava Ma chi ce lo doveva dire? Per cui esatto. Allora, ragazzi, abbiamo delle domande che sono arrivate alla nostra redazione da alcuni ragazzi. Ne sono arrivate davvero tante, ne abbiamo selezionate soltanto tre perché non posso tenervi tanto, anche perché diciamo siete negli studi di Striscia, vi state preparando per la diretta di stasera, giusto Salvo? Certo, assolutamente. Allora, vediamo se la regia è pronta, vediamo la prima clip con una prima domanda. Io non le ho viste, le vedo insieme. Ciao Ficarra e Picone. La mia domanda è, oggi più che mai siamo costretti a vivere a distanza le nostre relazioni, percorsi di vita diversi, esigenze diverse. Quale consiglio sentireste di dare a due amici per rimanere inseparabili come voi? Ti parlo, innanzitutto alla base dell'amicizia... Alla base dell'amicizia, come alla base dei sentimenti forti, c'è il frequentarsi il meno possibile. Questo è il segreto per durare a lungo un'amicizia. Quindi bisogna centellinare la presenza. Quindi, sì. Valentino, sicuramente tu che dici invece? Scusate, io ho un ritardo, quindi mi chiedo venia per questo. Sì, anch'io, anche noi, certo, infatti, vi chiediamo scusa perché c'è un ritardo. Sì, no, hai ragione, c'è un ritardo. Vai tu, Vale. Sì, no, Vado io. Oltre a frequentarsi poco, non fidarsi mai dell'altro, fondamentale, come io non mi fido mai di Salvo, qualunque cosa lui mi dica. Penso sempre sotto ci sarà qualche altra cosa. Allora questo ci permette di essere comunque sempre guardinghi e nello stesso tempo però vivere con serenità questo stato di assedio totale, continuo, cioè questo
questo difendersi sempre dall'altro. Questo è il consiglio che potete dare a tutti. Non abbassate la guardia, soprattutto se l'altro si chiama Ficarra, ecco. Salvo, E poi scusami, ricordati che il tuo miglior amico è quello di cui tu conosci il maggior numero di segreti. Quello non ti tradirà mai. Ah, ecco. Senti, ma perché opinione diffusa vuole che tu sei quello più sgangherato, quello più ribelle, e invece Valentino è quello un po' più posato? Invece, caro Massimo, tu sai benissimo che è il contrario. Io sono una persona pacata e Picone invece è detto Nick Faccia d'Angelo. È lui quello cattivo, tu lo sai. Nick Faccia d'Angelo non si può sentire. Valentino, puoi replicare se vuoi. Faccio vedere la Niente. faccia, questa è una faccia da angelo. No, non faccio finta di essere un angelo. Io adesso le ali Sì. questa sera non le ho portate, ma c'ho le ali. C'hai le ali, esatto. Salvo Valentino, faccio una riflessione da persona che vi conosce ormai da tanti anni e quest'anno ho visto già quasi tutte le puntate di Striscia la Notizia. Beh, tolti i complimenti, lo sapete, tanto vi voglio bene, quindi ho la sensazione però che voi due quest'anno vi stiate divertendo più delle altre volte. È una mia percezione da telespettatore che vi conosce o è realmente così? No, no, è così, ci hai azzeccato. È una stagione particolarmente divertente, una stagione insomma che ci dà modo di poter giocare, succedono tante cose. Purtroppo è un momento in cui siamo in mano ai negazionisti, ai terrapiattisti, a tutto quello che finisce con isti ce l'abbiamo noi. Mancano solo i normalisti. Cioè quelli che cercano di condurre una vita normale. Ecco, quindi. E poi, insomma, siamo in un'emittente molto divertente dare ogni sera la linea, quasi ogni sera al Grande Fratello e vedere questi uomini nell'acquario. Valentino, tu invece? Cioè, praticamente non poteva che essere più polemico, Picarra. No, quale polemica, assolutamente. Io rispetto tutti, rispetto i terrapiattisti, non devo rispettare quelli che si vedono il Grande Fratello e Barbara D'Urso, che me ne frega a me. Fate quello che volete. Esatto. Allora, vediamo una seconda domanda che è arrivata in redazione. Va bene, ragazzi, vediamola. Prego, regia. Arriva. Ciao La seconda Ficarra e domanda Picone, per vi volevo Ficarra. chiedere qual è stata la cosa più strana che avete fatto in quarantena per passare il tempo e soprattutto perché esistono le bimbe di Conte e non le bimbe di Ficarra e Picone? Allora, la cosa più strana che avete fatto Cosa durante la sono le bimbe di quarantena? Conte? Non ho capito, cosa Io sono le giuro che bimbe non di lo so. Conte? Ma Io non allora, sapevo che il confesso. presidente avesse un esercito di bimbe. E manco io, devo dire la verità, però vi dico la verità, mi è venuto il dubbio e quindi però sconfesso il fatto di non averle viste. Vabbè, comunque sono andato su Instagram, c'è un gruppo che si chiama Le Bimbe di Conte, non so chi l'ha fatto, dove tutte le donne impazzite per Conte vanno lì a commentare la pettinatura, come è vestito, quindi faccende legate alla fisicità. Detto questo, partiamo da Sicuramente il nostro Ficarra. presidente del Consiglio, diciamo che è un presidente che insomma ama vestirsi bene, andare in giro ordinato, insomma sicuramente sotto questo punto di vista può essere un uomo molto affascinante. Vedo le bimbe di Ficarra e Picone, la vedo un po' così. Esatto, Valentino, la cosa più strana che hai fatto durante il lockdown? Ma la cosa più strana della mia vita l'ho fatto durante il lockdown, cioè di non frequentare Salvo per un tempo lungo. Quella è stata una cosa stranissima, perché Capito? abituati a frequentarci, beh, abituati a frequentarci continuamente, abituati a stare quasi sempre insieme, è stato veramente difficile. Mi ricordo quando, perché sai che in Sicilia, siccome noi venivamo da una zona rossa, per cui ci siamo messi in quarantena prima di tutta Italia, perché Musumeci fece l'ordinanza in cui disse chi viene dalle zone rosse deve mettersi in quarantena. Per cui noi siamo entrati in quarantena, credo, Salvo, una settimana prima della quarantena Sì. poi generale.
E mi ricordo quando, siccome noi stavamo scrivendo un copione e ogni giorno ci vedevamo a casa di Salvo, Salvo mi disse: vabbè, io ho detto, sai, c'è stata questa ordinanza, praticamente non possiamo uscire. Ah, ma è incredibile, ma cosa sta succedendo? Eh sì, dico, Salvo, perché a quanto pare si stanno peggiorando le cose. Eh sì, è vero, vabbè, comunque, dai, a che ora vieni? Ci ho detto, scusami, Salvo. Forse non hai capito, non possiamo uscire di casa. Ah, vero, giusto, hai ragione, certo, perché l'ordinanza prevede. Ma io me la voglio andare a leggere, perché comunque. Sì, vabbè, comunque, senti, ma a che ora vieni? Salvo, dico, c'è qualcosa che non va, perché era difficile capire che non si poteva Esatto, non uscire ce di la casa. facevi. Questa è stata una cosa stranissima. È vero. Salvo, ci scrive Ehi. Marco da Palermo e dice: Ciao Ficarra, sono un tuo fan. Perdona la domanda, ma il pesce che ho visto in foto, Morandi, l'ha mangiato tutto? Punto interrogativo. L'ha mangiato tutto e si è proprio pulito le lische, così. Senti, c'è Era un la pesce terza di domanda. Martorana, ragazzi. Un Era un pesce di pesce di Martorana. ma allora, secondo me, se mi date l'inquadratura, D'allevamento, quel pesce d'allevamento. lì. Vabbè, io se ti conosco bene, Ficarra non mangia il pesce d'allevamento. Se ti conosco bene, non ti Gliel'hanno mangia il pesce regalato a Gianni, d'allevamento. io non c'entro niente, io non Ah, c'entro niente, lui non gliel'hanno c'entra regalato a niente. Gianni. Vabbè. Allora, andiamo alla terza domanda, regia, vediamo la terza domanda, prego. Come realizzeresti un film sulla quarantena? Ecco, c'è già un film al cinema sulla No, quarantena, ma voi basta, due come lo sì, c'è un fareste? film, ma basta, Film, ma niente film basta. sulla quarantena. Già stiamo nella quarantena, esco da casa per svagarmi dalla quarantena e vado al cinema a vedere un film sulla quarantena. Basta, cioè veramente, basta, basta. È giusto, ragazzi, si esce da casa, si va al cinema e ricordo che i cinema sono aperti. Cinema e teatri sono aperti per quanto hanno degli ingressi contingentati, quindi c'è un certo numero di persone che possono entrare. Sono fra i posti più sicuri dove potete andare, dove c'è il distanziamento vero e avete modo per una sera di svagarvi, vedere un film, vedere un attore che recita, quindi, e aiutare così l'industria teatrale, l'industria cinematografica, che vi ricordo è fatta da tantissima gente, da elettricisti, da macchinisti, da gente che insomma vive di stipendio e quindi date una mano così anche. Allora andate in un posto assolutamente sicuro. Ecco, non si hanno notizie di contagi contratti né al cinema né al teatro, almeno al momento. Confermo. Vale, Salvo, è un bel momento per la Sicilia perché ci sono un sacco di ragazzi che peraltro voi seguite, avete prodotto il primo film di Roberto Lipari, ma è un gran momento per i Soldi Spicci, per i Sansoni, anche Matranga e Minafò sono arrivati purtroppo non al cinema ma nelle piattaforme. È un bel momento per la giovinezza, la primavera siciliana, di artisti siciliani. Che ne pensate voi? Ma guarda, è Ma un momento che dura da tantissimi anni. Se tu pensi che insomma, esclusi questi che hai detto, che sono l'ultima leva, poi ed esclusi anche noi che siamo presenti e quindi non ci citiamo, ma se tu vedi nel panorama nazionale c'è un foltissimo numero di attori, di artisti siciliani. Ora poco fa hai mandato Roy Paci, c'è Lello Analfino. C'è Luigi Locascio, c'è Vincenzo Pirrotta, c'è Vincenzo Ferrera, c'è Francesco Scianna, ce ne sono una quantità enorme. Quindi, insomma, penso che da sempre la Sicilia sforna continuamente attori importanti. Valentino. No, penso tutto il bene di questo mondo perché c'è una generazione interessantissima che si guarda intorno, che si indigna, che dice la sua e che nel frattempo ci fa sorridere. E quindi ben venga tutto questo. Questa è proprio la giusta dose di comicità che deve esserci in una società quando si dice pigliamo nella ridere. Per cui questa cosa mi riempie di piacere. Poi ripeto, c'è molta intelligenza. Ci scrive Carla e dice: Ciao ragazzi,
Siete la gioia della mia famiglia. Avete portato e continuate a portare serenità e allegria ogni sera. I miei figli non vedono l'ora che voi diate i saluti ai piccoli e alle piccole che stanno seguendo Striscia la Notizia. Si mettono lì davanti alla TV ad attendere il vostro saluto in attesa che voi lo facciate. Domanda, cos'è che vi fa ridere, voi che fate ridere gli altri? Ma a me fa ridere Picone, devo essere sincero, a me fa ridere Picone perché tutti pensano che lui si prepari delle cose, invece è così naturale. Mi piace coglierlo di sorpresa, quindi per ora la cosa che mi piace dirgli ogni tanto, così senza che lui se l'aspetta, è domandargli se lui è mammifero. Io mi ricordo la prima volta che gliel'ho chiesto, la sua faccia mi ha guardato col punto interrogativo, come a dire, ma qual è la domanda? Di per ora mi sto informando sul suo genere, perché non sono convinto che sia mammifero. Prima o poi scoprirò che non è mammifero. Esatto. Valentino, a te cos'è che fa ridere? No, io mi piace tutta la comicità involontaria. Devo dire che io, per esempio, quando vedo i film, ho questa grande fortuna che quando vedo i film dei miei colleghi, per esempio, io mi dimentico assolutamente di fare questo mestiere o comunque di guardare, che ne so, tecnicamente un film. Io, se c'è da ridere, e mi viene da ridere perché la risata è soggettiva, perché non esiste la risata oggettivamente, quella che dice questa cosa fa ridere, no, non è detto, perché ci sono delle cose che fanno ridere te e delle cose che fanno ridere me. Però devo dire che sono uno che ride molto, anche sui film dei miei colleghi, però sopra ogni cosa mi fanno ridere la comicità involontaria, quella che spesse volte vedo nei bambini, quella è una cosa che mi fa sganasciare. Sapete cos'è la cosa che mi fa più ridere di Ficarra e Picone? La cosa che mi fa più ridere di tutti e due è quando Valentino si dimentica... in scena finisce che si dimentica una parte, una battuta, lì parte Ficarra a raffica, e quello è uno di quei momenti in cui io prego che Valentino dimentichi qualcosa, perché io muoio dalle risate. Cioè, una di quelle cose, uno di quei momenti in cui proprio io rido a ganache, che è un po' la comicità involontaria di cui parla Valentino, no? Ma io riesco a dimenticarmi non soltanto quando sono in teatro, ma non so se mi sentite, ecco, mi sentite? Sì. Sì, perfettamente. Ok, io non solo riesco a dimenticarmi quando sono in teatro, ma mi capita di lanciare un servizio, che ne so, io devo lanciare la Striscia, dico, devo lanciare Jimmy Ghione, no? Mi capita di arrivare a metà della presentazione e di non ricordarmi cosa sto lanciando. E allora, cioè, mi capita troppo spesso che mi distraggo, quindi penso ad altro. Guardate la faccia di Ficarra, voi dovete guardare la faccia di Ficarra in questo momento, guardatelo. Il problema è che non posso mai abbassare la guardia, capito? Io non mi posso permettere di distrarmi, perché se quello tutto assieme, no, se tutto assieme non sa dov'è, esatto, capito, io devo intervenire. Allora ragazzi, prima di lasciarvi volevo dirvi una cosa. Io non so se lo sapevate, ma certamente lo sapevate, è stato scritto un libro su voi due, sulla vostra comicità e sul vostro cinema. Cioè, c'è una ragazza che si chiama Ornella Sgroi, che è collegata con noi. Se c'è, chiedo alla regia di entrarla in diretta. Ornella, se ci sei, batti un colpo. Eccomi. Ciao, benvenuta in diretta. Ornella, ciao. Benvenuta in diretta. Ciao a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Benvenuta. Grazie, allora, anche a voi. Chiedo alla regia di vedere la copertina del libro che parla della cinematografia di Ficarra e Picone. Vediamo il titolo, adesso arriva, ecco qua. È la coppia che fa il totale. Viaggio nel cinema di Ficarra e Picone, intervista, aneddoti e curiosità. Ornella, che sostanze di stupefacenti usi, ci chiedono dalla regia? Ficarra e Picone, li avete mai sentiti? È una sostanza stupefacente che rallegra la vita e l'esistenza. Ah, ecco. Senti, in breve, di cosa parla questo libro? E poi andiamo da Salvo e Valentino per sentire cosa ne pensano. Allora, questo libro è davvero un viaggio immersivo nel
processo creativo di Ficarra e Picone. Ho pensato di viaggiare, io sono una giornalista cinematografica, quindi ho pensato di usare proprio il linguaggio cinematografico e la loro comicità cinematografica per raccontare il loro mondo creativo, artistico e soprattutto umano, attraversando 18 anni di carriera cinematografica che a loro volta si installano dentro 25 anni di attività e di carriera insieme come Ficarra e Picone. Salvo e Valentino hanno voce dentro il libro, generosamente si sono concessi alle mie domande, hanno risposto con sincerità e umiltà, affetto, proprio come tipico delle loro personalità. E insieme a loro ci sono anche tanti professionisti che da anni lavorano con loro nel campo del cinema, attori, sceneggiatori, direttori della fotografia, costumisti, scenografi, con in più la mia presenza sul set degli ultimi due film che hanno girato, perché appunto in vista di questo progetto, Salvo e Valentino mi hanno permesso di accompagnarli, di stare un po' sul set con loro, tanto a Termini Imerese per l'ora legale, quanto in Marocco a Ouarzazate per il primo Natale. Salvo, dopo che hai letto il libro, cosa hai capito della tua cinematografia? No, adesso ancora, a parte che lo devo finire di leggere, perché io sai che dopo 2 pagine al giorno mi cala il sonno, quindi non ce la faccio, non sono abituato a leggere, tu lo sai, non ho mai letto niente per fortuna in vita mia, tu lo sai, io mi tengo lontano dai libri. Tra l'altro devo dirti che all'inizio in questo libro c'erano un sacco di notizie false, capito? Perché Ornella ci faceva domande e a me mi sembrava che era della Guardia di Finanza, capito? Per cui diceva, ma quanti attori ci sono? Io dicevo, no, pochi, uno, due al massimo. Ma avete usato molte comparse? No, non c'è nessuno. Ma avete girato un film? No, se qualcuno ha messo la telecamera, io non lo so. Dico, ma io no, che io mi ricordi non ho fatto. Che mi faceva tutte queste domande, mi sembrava, non lo so, uno della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate. Quindi all'inizio cercavo di dare risposte vaghe, poi dopo ho capito che invece era una giornalista e quindi ho dato risposte false, perché ai giornalisti non bisogna mai dire la verità. Ecco. Quindi là dentro nel libro trovate un sacco di aneddoti, alcuni sono veri, alcuni sono falsi, sta a voi scoprire quali sono quelli veri e quali sono quelli falsi. Ecco. Chi vince, vince una serata con me, chi perde con Picone. Esatto. Valentino, tu cosa hai capito del libro? Ma cosa ho capito? Vabbè, intanto all'inizio ci siamo stupiti di questa iniziativa di Ornella, perché ci siamo stupiti. Poi ho capito qual era diciamo, la voglia che aveva Ornella, cioè era quella di mettere, di creare un filo, perché poi ognuno di noi, anche se fa una fotografia, no? Quella fotografia rispecchia quello che sei, no? Quindi Ornella è riuscita nel libro a fare capire, cioè è uscito fuori quello che realmente noi siamo, anche quando costruiamo una trama, un film, una sceneggiatura, è inevitabilmente quello che noi pensiamo. Quindi in tutti i film, da Nati Stanchi a Primo Natale, c'è sempre dietro qualche cosa che ci ha spinto a fare quel film. Noi non facciamo mai film tanto per farli. Quando abbiamo voglia di fare un film lo facciamo perché abbiamo una cosa da dire. Leggendo il libro questa cosa viene fuori e soprattutto ci sono tante curiosità, tanti aneddoti, tante cose che ci stanno dietro a delle scene che adesso la gente magari si ricorda e noi raccontiamo il dietro le quinte di quelle scene. Cioè, il racconto della prima volta con noi in scena di Burruano. Di Burruano, del grande Burruano, ed è raccontato per esempio come l'abbiamo vissuto noi quel Chuck, come l'ha vissuto Burruano, e poi insieme a questo tante altre curiosità che secondo me agli spettatori dei nostri film possono anche incuriosire. Allora, questa è la copertina, la vedete, è la coppia che fa il totale viaggio nel cinema di Ficarra e Picone, intervista, aneddoti e curiosità. Io l'ho sfogliato, ho visto un bel libro, Ornella, complimenti e soprattutto per il coraggio, perché Ficarra e Picone, oltre ad essere due miei amici, sono due persone, cioè,
vulcani, quindi stargli dietro si fa fatica. O no? No, devo dire che stare dietro a Salvo e Valentino è un'esperienza entusiasmante. Intanto perché si ride di risate che non puoi dimenticarti più e che diventano anche un ossigeno nei momenti di tristezza e di disperazione. E poi ci sono anche dei meravigliosi momenti umani, perché quello che mi colpisce molto di questi due ragazzi diventati uomini, artisti, registi, comici, sceneggiatori, autori a 360 gradi, è proprio l'umanità che loro mettono nelle loro storie e la lente che usano, che sì, la lente della comicità, ma è una lente della comicità che guarda all'uomo in quanto essere umano, uomo o donna che sia, bambino, adulto, ligio alle regole, meno ligio alle regole, però ecco, è un modo di mettersi in relazione con l'essere umano attraverso la leggerezza, il sorriso, la risata. Però sempre con un pensiero, una riflessione, un'analisi a volte più romantica, a volte più amara, che comunque ci accompagna, ci fa crescere, ci rallegra e ci rende tutti un po' più speciali, secondo me. Ornella, grazie, buon lavoro, buona Grazie scrittura, buon tutto e grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie Ornella. Allora, salvo grazie a voi, grazie Massimo, ciao Valentino, grazie, ragazzi. a presto. Ciao Ornella, Ciao. grazie, grazie mille. Allora, ragazzi, intanto in bocca al lupo. Ho un messaggio che ho scritto mentre ascoltavo Ornella che è per voi. Se mi dai un'altra inquadratura, Emanuele, per favore, quella un po' più stretta. Voglio mandare questo messaggio a Salvo e Valentino. Eccolo qua. Spero che si veda. Non si vede niente. Ah. Vi voglio, vi voglio bene, grazie. Queste cose romantiche, minute. Grazie, grazie. Anche perché, Salvo, sveliamolo al mondo intero, come sono chiamato io da Ficarra e Picone. Topolino, tu per noi sei sempre stato Topolino. Topolino, Topolino. Oh raga, in bocca al lupo. Vi aspettiamo stasera a Striscia e basta, che vi devo Tanto dire? che Viva all'inizio Ficarra mi dicevano, e dice, ma tu sai che all'inizio mi dicevano, ma tu conosci Massimo Minutella? Io dicevo, no, niente. Massimo Minutella, solo che voi lo chiamate in un altro nome. Ah, Topolino! Ah, io così ho capito che è di Topolino, Massimo Minutella, perché me Topolino, lo dicevano gli Topolino. altri. Se... Ah, senti, quando qualcuno un giorno mi chiederà un ricordo di Ficarra e Picone, spero fate gli scongiuri, 300 anni, Ma perché tu io pensi di campare ricorderò... più di noi? Io sì, per forza, ma che c'è dubbio, per forza. Ma soprattutto ti dico perché, perché io dovrò raccontare di quella volta in cui eravamo nel vostro ufficio e tu preparavi la formazione dell'Atletico Salvuccio e Valentino la formazione del Real Valentino. Io c'ero. E potrò e dovrò raccontare tutto. Valentino, puoi parlare. No, no, no. Allora, Salvo non preparava soltanto la formazione dell'Atletico Salvuccio, che era la sua squadra, ed è giusto che lui prepari la formazione della sua squadra. Lui preparava pure la formazione mia, della mia squadra. Morale della favola, la partita è finita 50-0 per lui e non si è mai chiesto che forse c'era stato diciamo un po' lo Per zampino suo nella creazione delle formazioni, però pazienza. me le squadre erano esatto. equilibrate, ti dico solo che Picone a centrocampo c'aveva i tre fratelli tedesco, quindi cioè, ho detto tutto, c'aveva un centrocampo da Serie A, c'aveva Giovanni, Giacomo e Totò. Senti Ficarra E e vi vi ricordo saluto che davvero. Totò è il migliore dei tre. Esatto. Questa domanda la faccio a Valentino per Ficarra. Ci scrive Alberto e chiudiamo con questa. Mi è capitato di sentire una volta in una intervista proprio a Minutella, fatta qualche anno fa, che Ficarra prima o poi si sarebbe candidato sindaco a Palermo. Confermi o no? Confermo, Valentino, rispondi. confermo. Sì, lui può confermare, ma non è questa la notizia che lui farà il sindaco, la notizia è che a me deve fare il vice sindaco. Questo è. Cioè, non capisco perché devo essere sempre secondo nella sua mente. Cioè, lui, sicuramente mi farebbe pure lui il programma elettorale, come ha fatto la formazione mia, mi farebbe il programma Ti vuoi candidare elettorale. contro di me, Picone? Fammi capire, ti vuoi candidare contro di me? Dobbiamo candidarci insieme. È solo che il Ah, sindaco uno può essere. fantastico. L'idea l'ho Lui avuta farebbe io, quindi. Esatto. Uno Lui solo, uno farebbe andare in solo. galera Ragazzi, me. Mi farebbe andare in galera grazie. me al posto suo.
Esatto, fantastico. Immagino l'ora legale, solo che devo capire se Ficarra è il sindaco buono o se è il sindaco sperandeo. Questo lo dobbiamo capire. Sono il sindaco del Sperandeo. futuro. Il sindaco del futuro. Questo è lo slogan. Ciao ragazzi, grazie, vi voglio bene, grazie Ciao, Ciao, grazie a voi. grazie Ciao, a te. Ciao ciao. raga, grazie mille, grazie per il tempo che mi avete dedicato. Grazie, vi voglio bene, grazie mille. Allora, che puntata, ragazzi, l'abbiamo finita, l'abbiamo portata a casa. Grazie a Biagio Semilia. E lo ringrazio oggi pubblicamente in questa prima diretta, perché tutto questo che vedete è grazie alla sua voglia di sperimentare, di provare. Abbiamo cercato di documentarvi, informarvi, intrattenervi, come abbiamo fatto con Salvo e Valentino, con Ficarra e Picone. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è fissato a giovedì 14:45 in diretta su blogsicilia.it, su Videoregione, sui nostri social. Vi aspetto oggi alle 18 su Radio Fantastica RMB. Con tutto quello che abbiamo fatto dalle 18 alle 20, lo stesso accadrà giovedì con Leolo Corlando, Roy Paci. Fate i bravi, Dio vi benedica. Sigla. Ciao.